Buongiorno a tutti, eccoci al nostro appuntamento del venerdì. Come sempre vi chiedo un piccolo cenno di riscontro nei commenti affinché mi facciate capire che si sente bene tutto. E poi partiamo. Allora, parto con i soliti aggiornamenti, lavori della piazza. Vi do un ultimo aggiornamento riferito ai lavori davanti, diciamo così, nel primo lotto, quello davanti ai negozi che ormai è terminato. Abbiamo una data che è venerdì prossimo, venerdì 22. Quell'area sarà aperta e a disposizione sia come viabilità che come parcheggi, in modo che possono essere di nuovo nelle disponibilità dei clienti dei negozi. Verrà modificata leggermente la viabilità in modo che riusciamo a partire anche con i lavori dell'altra metà della carreggiata sul viale. Però ecco, la cosa positiva è che anche se con un po' di ritardo purtroppo dovuto in parte al maltempo di un paio di settimane che ha slittato questa conclusione, però ecco, stamattina stanno finendo proprio la resinatura della pavimentazione. I prossimi 2 o 3 giorni, lunedì, martedì, verrà posizionata la segnaletica verticale, scusatemi, e poi giovedì verrà fatto il collaudo e venerdì verrà riaperto il tutto. Ecco, questo. L'unica incognita potrebbe essere un eventuale maltempo che però non dovrebbe in sostanza far slittare nulla. Era importante che non piovesse, anzi abbiamo dovuto aspettare 2 o 3 giorni per far asciugare bene la pavimentazione prima di concludere la parte della resinatura. Però ecco, venerdì prossimo 22 dovrebbe essere riaperto. Nell'altro cantiere, questo alle spalle del comune, procede anche questo abbastanza speditamente, per cui ora ci si concentrerà di qua e credo che già nei prossimi giorni cominceranno la posa della pavimentazione. Municipio va avanti, direi, molto bene. In questi giorni si sta lavorando sul tetto, un lavoro di una decina, 10-15 giorni, poi toccherà le facciate, la parte interna, quella non ha problemi e quindi si va avanti. Questi erano, diciamo così, aggiornamenti sui lavori riguardanti il cantiere qua nella piazza. Altre notizie invece che ho da darvi, ricordo, come ho già fatto venerdì scorso, che la prossima settimana, ragionevolmente giovedì, venerdì, uscirà il bando per le borse di studio che mi avevate chiesto già un paio di settimane fa, quindi tenete d'occhio il sito per poter effettuare la domanda, ma soprattutto poi verrà pubblicizzato anche su tutti i nostri canali in modo che le famiglie poi possano partecipare a questo bando, ovviamente per i ragazzi che hanno i requisiti. Sul fronte degli eventi e degli appuntamenti ce ne sono ancora parecchi anche in questo fine settimana. Procedono le iniziative della Primavera delle Donne. Si va all'appuntamento di domani con Benvenuta Donna Mia, che è domani sera in Sala Civica alle ore 20:30. E poi si passa sabato prossimo, il 23, ma di quello ve ne darò i dettagli venerdì prossimo. Quindi ecco, segnatevi l'appuntamento di domani sera invece in Sala Civica Camillo Togni ore 20:30. Benvenute donna mia. Mentre domani riapre, scusatemi, verrà inaugurata una bellissima mostra fotografica in chiesa di San Lorenzo a cura di un fotografo gussaghese che è Pierangelo Bolpani. Una mostra fotografica dal titolo Al lavoro con papà, una bella idea in occasione del periodo che poi comprende il 19 marzo, cioè la festa del papà. L'idea dell'autore è stata quella di andare a fotografare alcune attività commerciali e produttive del nostro territorio
immortalando quello che è uno scambio, diciamo così, generazionale, quindi i figli e i papà che lavorano nelle stesse attività, siano esse commerciali piuttosto che produttive. La mostra apre domani pomeriggio alle ore 16 con un momento di inaugurazione e poi rimarrà aperta fino a domenica 24 marzo. Gli orari dell'apertura della mostra li trovate poi sui social vari, so che è già stata pubblicizzata questa mostra e comunque apre domani alle ore 16 in chiesa di San Lorenzo. È una mostra direi molto bella dal punto di vista delle immagini, ma anche significativa in un periodo in cui poi si va verso il 19, settimana prossima, se non sbaglio mercoledì, festa del papà, quindi si è presa anche questa occasione di offrire questa interessante mostra. Poi abbiamo due appuntamenti molto importanti che sono sempre domani pomeriggio alle ore 15 l'associazione Plastic Free, che ormai esiste sul nostro territorio da più di un anno, che come al solito ha questi appuntamenti a scadenza più o meno mensile, e domani pomeriggio ore 15 ritrovo al parcheggio del cimitero di Ronco per una passeggiata ecologica, quindi all'insegna della pulizia e del recupero di rifiuti abbandonati. Ma soprattutto questo connubio tra l'ecologia, quindi la pulizia e la cura dell'ambiente, collegato alla attività culturale, quindi questo pomeriggio poi si concluderà con un momento culturale sempre a Ronco. Quindi chi domani pomeriggio non ha nulla da fare ha già due appuntamenti da scegliere, una mostra bellissima, ma anche questo momento molto importante per l'ambiente, con Plastic Free aperto a tutti, ore 15, parcheggio del cimitero di Ronco. E oltre a questo abbiamo poi due giornate importantissime, domenica e lunedì. Domenica 17 marzo è la festa dell'Unità d'Italia, del tricolore, dell'inno e della Costituzione, quindi una giornata molto importante da commemorare. Unità d'Italia, ricordo, dal 1861, e quindi faremo una piccola ma significativa cerimonia alle 9:30 domenica mattina qui davanti al monumento dei caduti in piazza Vittorio Veneto. Mentre lunedì 18 marzo, alta data molto importante perché è la giornata in cui ricordiamo le vittime del Covid. Bene ricordarlo perché è un evento tragico e molto molto vicino a noi, che ci ha toccato veramente in modo diretto, e quindi lunedì anche qui faremo un piccolo momento nei tre cimiteri dove omaggeremo con un omaggio floreale come segno proprio di attenzione a questo e di ricordo per questa giornata che è dedicata alle vittime del Covid, ma io aggiungo sempre che è dedicata anche a tutti coloro che invece hanno permesso di salvare le vite a tante persone che sono state colpite da questo tremendo virus, e quindi a tutto il personale sanitario, gli infermieri, ai volontari nel nostro comune, il gruppo Sentieri, gli alpini, gli scout, gli oratori, insomma, tutti coloro che davvero in quelle periodo dal 2020, 23 febbraio, ricordo ancora la data in cui abbiamo iniziato a chiudere, quindi fino a tutto il 2021 e anche una prima parte del 2022, insomma un periodo veramente molto duro per tutti noi, quindi vanno ricordate sicuramente le vittime, e per Gussago sono state direi tante, forse troppe, ma anche ricordare e ringraziare davvero tutti coloro che si sono veramente prodigati per aiutare chi soffriva in quel periodo, in quel davvero momento tra i più bui della nostra epoca attuale. Chiudo con altre due cose. Abbiamo ancora in ballo, ve l'ho già detto venerdì scorso, il concorso
nazionale Art Bonus per il restauro del nostro quadro. Si può votare sui social, quindi sulla pagina Facebook e Instagram dell'Art Bonus. Tutti gli altri mi piace, tutti gli altri like non valgono. Fino a lunedì a mezzogiorno. Quindi il mio invito è innanzitutto chi ha l'ascolto appena finisce la diretta. Prima di uscire da Facebook, andate sulla pagina Art Bonus, sia su Instagram che su Facebook, e sotto al nostro quadro scorrete tutti i progetti, troverete il nostro quadro che vi faccio vedere qua alle mie spalle e lì sotto mettete il vostro like. Se l'avete già fatto, invitate anche parenti, amici, conoscenti a farlo, c'è tempo fino a lunedì alle ore 12. In questo momento la classifica aggiornata a mezz'ora fa ci dà sempre terzi, che è una bellissima cosa perché siamo sul podio e questo vuol dire che riceveremo questo importante riconoscimento, che è un riconoscimento, ripeto, di prestigio e non in denaro, ma che ci aiuterà a livello nazionale a promuovere questo meraviglioso quadro. Ci tenevamo a arrivare secondi, ma perché vi spiego, il primo in classifica oggi, direi irraggiungibile per numero di voti, è l'Accademia Carrara di Bergamo. Secondo classificato al momento è un progetto di una biblioteca di Torino e noi siamo terzi. Era bello arrivare primi e secondi Bergamo e Brescia proprio per coronare ancora una volta i progetti portati avanti nel 2023, dove Brescia e Bergamo erano capitale italiana della cultura. Quindi ce la metteremo tutta. Domani mattina saremo in piazza a fermare un po' di cittadini chiedendogli di mettere un like. In fondo costa veramente nulla, ma aiuta insomma un nostro capolavoro ad arrivare, direi, molto in alto e a livello nazionale. Quindi questo ci farebbe onore e coronerebbe insomma anche tutto lo sforzo e il progetto della mostra dedicata ad Angelo Inganni. Ecco, queste più o meno erano le cose che avevo da dirvi oggi. Sono come sempre a disposizione per i vostri commenti, per le vostre domande. Se avete delle curiosità, scrivete che io vi rispondo, almeno finché ovviamente se sono in grado. Ecco, quando rifarete le strade di Gussago sono piene zeppe di buche pericolose. Avete perfettamente ragione. Diciamo che come ogni anno noi abbiamo un piano asfalti che si basa ovviamente sulle risorse economiche che abbiamo. Il piano è già stato definito, ovviamente i lavori di riasfaltatura saranno nel periodo estivo. Diciamo che in quest'ultimo periodo non ci ha aiutato né il tempo, perché purtroppo il maltempo rovina anche gli asfalti, non ci ha aiutato una serie infinita di lavori di posa della fibra ottica piuttosto che lavori di Enel, eccetera, che invece su questo fronte sono tutti i lavori che adesso a breve, spero entro la fine di aprile, vedranno almeno da quel punto di vista i ripristini su tutte queste zone, soprattutto quelle interessate dalla fibra, perché sono gli scavetti veramente più antipatici, e anche più pericolosi. Quindi abbiamo chiesto appunto alle varie ditte che sono intervenute di provvedere anche ovviamente con i ripristini. Altra cosa che dico su questo tema, le buche nelle strade, oddio, le strade di Gussago non sono ben messe, sarebbe disonesto dire il contrario, ma è altrettanto vero che abbiamo, come dire, provveduto quantomeno a tamponare, quindi di buche vere e proprie, diciamo così, non ve ne sono. È però altrettanto vero che vanno sistemate le strade. Una particolare attenzione noi l'abbiamo sempre, lo ripeto, sui marciapiedi, perché se su una strada sconnessa è fastidioso andarci in macchina, però è altrettanto vero che sul marciapiedi invece ci vanno le persone a piedi, quindi se uno inciampa diventa anche un po' problematico.
Ecco, comunque con un piano asfalti c'è, ovviamente poi lì si danno le priorità alle strade messe peggio e faremo tutto il possibile. Allora, vediamo se ci sono altre domande, altre vostre curiosità, interventi. Io sono qua a vostra disposizione e nel frattempo vi ripeto alcuni appuntamenti. Domani ne abbiamo ben tre perché ne abbiamo uno il pomeriggio alle ore 15, plastic free, per ripulire una zona del paese stavolta è destinata a Ronco, quindi ritrovo ore 15 presso il parcheggio del cimitero di Ronco. Abbiamo poi domani pomeriggio, sempre nel pomeriggio alle ore 16, in chiesa di San Lorenzo, e l'inaugurazione di una bella mostra che rimarrà aperta fino al 24 di marzo. Al lavoro con papà del fotografo Pierangelo Bolpagni, che è un bussaghese, e domani sera il quarto appuntamento delle iniziative della Primavera delle Donne in Sala Civica Camillo Toni. Avremo Benvenuta Donna Mia, quindi musica d'autore e letture al femminile. Quindi anche questo è un appuntamento molto interessante. E poi, come vi dicevo, lunedì abbiamo no, domenica, scusatemi, la cerimonia per la festa dell'Unità d'Italia, l'anniversario del 163esimo anniversario dell'Unità d'Italia, e lunedì invece la giornata dedicata a ricordare le vittime del Covid. Allora, quando si prevede di finire il campetto in ristrutturazione al Parco Muccioli, ricordo panchine, fontanella al Parco Canestri di Sale. Allora, per quanto riguarda la piastra del Parco Muccioli, credo che la settimana prossima la ditta sarà lì a sistemare il tutto, quindi le protezioni del campetto, canestri nuovi, le porte, quindi tutto dovrebbe essere pronto nel giro di una decina di giorni. Per le panchine al Parco dei Canestri, le panchine le assicuro, la fontanella so che Luca mi odierai per questo, perché ormai sono 2 anni che chiedi questa e condivido in pieno questa richiesta. Abbiamo un po' di difficoltà, ma perché pensavamo di poter installare una fontanella allacciandoci al primo tubo dell'acqua che passa, purtroppo non è così, bisogna andare a intercettare l'acquedotto sulla strada e soprattutto installare un nuovo contatore, perché purtroppo non è più possibile collegarsi all'acquedotto comunale senza un contatore, quindi necessita di un po' di tempo. La fontana c'è, io credo, spero che per l'estate davvero riusciamo a fare anche questo lavoro. Ecco, Francesco Raggi mi ricorda giustamente lunedì 18 un importante appuntamento alle 20:45 in sala civica con l'Associazione Libera sul tema, se non vado errato, della legalità, e quindi un appuntamento importante anche questo. Pasquetta alla Santissima, invece, ecco, purtroppo alla Santissima la Pasquetta non si può fare, stanno finendo i lavori. E quindi non riusciamo, insomma, a organizzare questo appuntamento alla Santissima, ma ci sarà la Pasquetta sotto la Santissima, ovvero come lo scorso anno, organizzata dall'associazione Drops, che sono poi i ragazzi che gestiscono il chiosco presso il Parco Muccioli. Quindi ci sarà la Pasquetta lì. So che hanno già iniziato anche a pubblicizzarla sui social, e nei prossimi giorni ci saranno anche i dettagli su questo evento ormai tradizionale. Volevo chiedere se avete pensato ad una soluzione per la via Casotto appena asfaltata per il discorso della velocità delle macchine che passano, e poi anche per tutte le macchine che parcheggiano venendo da via Trieste e girando in via Casotto. Allora sì, ci siamo confrontati anche con la polizia locale, e nell'intervento, ripeto, del piano asfalti, dobbiamo capire bene lì se riusciamo a mettere dei dossi, perché lì purtroppo è l'unico modo per riuscire a rallentare le macchine. Faccio una battuta, ma alle volte ci si lamenta per le buche, ma le buche quantomeno rallentano un po' il traffico, perché poi quando asfalti bene tutti
si sentono non autorizzati, ma insomma più tranquilli ad andare a velocità invece più sostenute, che è un problema soprattutto in zone come quella di Via Casotto. Allora, vediamo se ci sono altri interventi. Al momento non ne vedo. Non so, mi sono perso qualcosa, no? Ok, allora intanto che qualcuno pensa ancora magari a qualcosa da scrivere, ecco, ripeto ancora una volta, visto che mancano proprio pochi giorni, mi raccomando, non vi costa nulla, andate sulla pagina Facebook o Instagram di Art Bonus, semplicissimo, scorrete, i progetti sono uno in fila all'altro, arrivate al nostro che è ben comprensibile perché c'è l'immagine del quadro che vedete qua alle mie spalle, e lì sotto mettete un vostro like. So che tra i tanti problemi questo sicuramente è un qualcosa di più, però ci sono anche questi aspetti positivi oltre ai problemi, quindi insomma perché no, non costa niente, quindi io vi faccio questo appello, e se l'avete già fatto, come vi ho detto prima, invitate parenti, amici, conoscenti, a mettere un like. Bene, io credo di avervi detto tutto. Vediamo se c'è ancora qualcuno che vuole qualche chiarimento. Le borse di studio, ve l'ho ricordato, tenete d'occhio il sito e fate circolare questa voce, perché settimana prossima, ragionevolmente il 20-21, tra il 19 e il 21, insomma, usciremo con il bando per l'assegnazione delle borse di studio anno scolastico 23, 22-23, scusatemi, cioè per i ragazzi che hanno finito la scuola l'anno scorso, insomma, che hanno i requisiti appunto per richiedere questo, che è un assegno che non è una grandissima cifra, ma è a nostro avviso un modo per premiare l'impegno di questi ragazzi che, come dico sempre, sono bravi, si dedicano allo studio e quindi vanno riconosciuti e vanno anche stimolati. Quindi, se non ci sono altri interventi da parte vostra, io mi porto verso i saluti. Come sempre, vi auguro un buon venerdì pomeriggio, un buon fine settimana. Gli appuntamenti, come al solito, non mancano. E quindi spero anche di potervi incontrare di persona in questi prossimi giorni. Quindi buon pomeriggio a tutti, noi ci rivediamo come sempre venerdì prossimo allo stesso orario sullo stesso canale. Arrivederci a tutti.